Eccoli, eccoli! Oh, ciao bambini! Che bello, vi stavamo aspettando! Ah, siamo pronti a partire per il prossimo viaggio a casa dei colori! Sì, e stavolta andremo a casa di Blu. Abbiamo già tutto quello che ci serve da mettere in valigia. Sì, 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 abbiamo già preso tutto. Guardate qua. Allora, io ho preso la mia bellissima collanina. Che è celeste. Esatto. E poi anche un bel cappellino. Che è blu. Giusto, e lo metto in valigia. Anch'io ho preso il mio cappellino, quello delle feste di compleanno. Oh, grazie. Questo pure lo mettiamo in valigia. E poi ci metterei il mio pigiamino. Sì. E anche il mio costume. Oh, e questo è un mio giochetto. Ah, bene, allora mettiamo anche questo. È sufficiente, quasi la valigia non si chiude. Ecco qua, siamo pronti a partire. Tutti insieme a me. Mani sugli occhi. 1, 2, 3. Poi li riapro e vedo che c'è. Ah, e... Ops. Ma cosa ci facciamo vestiti di verde? Già, che ci facciamo? Non lo so, boh. Forse abbiamo sbagliato qualcosa. Magari abbiamo messo qualcosa in valigia che non andava messo. No, sicuramente no. Dobbiamo controllare. Non serve. Oh, sì che serve. Ah, per questo dicevi non serve, eh? Perché hai nascosto questo miele giallo dentro la nostra valigia. Sì, pensavo che ci potrebbe venire fame e magari lo portiamo con noi per uno spuntino. Ma no, Musetto, non possiamo mettere il miele giallo insieme al blu, altrimenti viene fuori il verde. Uffa, allora lo devo togliere. Certo, lo dobbiamo togliere e dobbiamo rifare tutto da capo. D'accordo. E allora, mani sugli occhi. 1, 2, 3. Poi li riapro e vedo che c'è. Oh no! Ma di nuovo, non siamo blu, non siamo azzurri, non siamo celesti, siamo... viola! Esatto. Che cos'altro è successo stavolta? Secondo me la valigia si è rotta. Oh no, sono stato io di nuovo! Tu? E perché? Perché ho messo il vasetto, guarda. Ancora? Ma l'avevamo appena... tolto, hai messo il vasetto rosso. Sì, volevo vedere cosa succedeva a mischiare il blu col rosso. Ecco cosa succede, che siamo diventati tutti viola. Ora sei contento? Sì, sono contento. Adesso possiamo partire davvero. D'accordo, ora che abbiamo visto come si combinano questi colori, finalmente... Sì, parte! E speriamo che sia la volta buona. Mani sugli occhi, 1, 2, 3, poi li riapro e... Siamo blu, siamo blu, siamo blu, siamo blu! Sì, presto, apriamo la valigia! E voilà! Finalmente ce l'abbiamo fatta, guarda Musetto! Sì, è tutto blu! Benissimo, adesso ci dobbiamo guardare intorno e dobbiamo scoprire chi possiamo incontrare in mezzo a questo colore. Guarda, fiori blu! Che profumo! È vero, sono profumatissimi! Nel blu, dipinto di blu, felice di stare quassù. Ops, ma guarda chi c'è! Ehi ragazzi, che fate da queste parti? Oh ciao bellissima farfallina, noi siamo venuti qui a sapere chi abita nel blu. Eh già, noi siamo Musetta Martina e Orsetto Musetto. Oh beh, avete fatto bene a venire qua nel blu, è il colore più bello. Io adoro ad esempio i fiori blu, il cielo blu, raccolgo il polline da un fiore all'altro e canticchiando volo nel blu. Tra l'altro potete vedere dalle mie splendide ali, guardate il bollino blu, che sono tra i pochi esseri viventi in natura ad avere il privilegio di possedere il blu. Ciao ragazzi, nel blu dipinto. Ciao ciao farfallina. Ciao ciao ciao. Ho capito dove siamo. Siamo nel blu del cielo blu. Sì, ma di blu non c'è solo il blu. Ci sono anch'io, bottiglia blu.
piena piena di acqua fresca e dissetante. Ne volete un goccio? Oh sì, bottiglia blu. Ciao! Ah, una gran sete. No, non si beve così, non si beve così. Te l'avevo detto, ti viene il singhiozzo. Effettivamente, effettivamente mi è venuto il singhiozzo. Te l'avevo detto. Bere dal collo di bottiglia è maleducazione. E poi può venire il singhiozzo per ciò che ti sia di lezione. Ecco, bevi dal bicchiere. Oh, grazie. Hai ragione, non si fa. Ecco. Adesso l'assaggio. Ah, è buonissima e dissetante, grazie. Prego, prego. Anch'io ne voglio un po'. Eccola. Ah, buonissima, grazie. Prego, ragazzi, il bicchiere ve lo regalo. Oh, grazie. Grazie, dove vai? Vado a riempirmi, devo andare alla fonte per riempirmi di acqua fresca e purissima. Ciao, è stato un piacere. Ciao, ciao. Guarda giù il mare. Guarda, guarda, c'è un pesciolino rosso, che carino. E guarda, c'è anche un altro pesciolino, un pesciolino blu. Forse sono amici, stanno giocando. Magari giocano, che ne so, a chiapparella. Lo vedi, lo rincorre. Oh, non è che se lo mangia, No, ma figurati. E questo chi è? Oh, è uno squalo. È uno squalo. Oh no, si vuole mangiare il pesciolino blu, si vuole mangiare il pesciolino blu. Lo squalo. Tuffiamoci, andiamo a salvarlo. Sì. Oh sì, ce l'abbiamo fatta! Oh sì, sì, ce l'abbiamo fatta! Abbiamo salvato il pesciolino! Che avventura! Guarda, 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 il pesciolino ci saluta! Ciao, pesciolino! Siamo fortissimi! Abbiamo sconfitto lo squalo! Sì, sì, sì! E mi è venuta una sete incredibile. Adesso, con il bicchiere che ci ha regalato il signor Bottiglia, prendo su un po' d'acqua e... che schifo! Ma è salata! Ma certo, scusa, non lo sai che l'acqua di mare non si beve? Oh, veramente me ne ero dimenticata. Sei sempre la solita pasticciona. Sì, un pochino sì, effettivamente. Però ho sete davvero. Secondo me dobbiamo ritornare. Non solo sete, ma anche fame. Non ho potuto portare con me i vasetti. Quindi direi che dopo questo viaggio fantastico e avventuroso possiamo tornare. Mettiamo il nostro bicchiere in valigia e chiudiamo. Wow! Arrivati! Sì, sì, siamo arrivati! È stato un viaggio magnifico! È vero, è piaciuto moltissimo anche a me. Adesso però mi sento un po' stanco. Anche io mi sento un po' stanca. Però prima di andare a riposare dobbiamo assolutamente mettere i ricordi di questo viaggio in valigia. Sì, giusto! E allora mettiamo via la valigia del viaggio e prendiamo quella dei ricordi. Sì, e lo sai, mi è già venuta in mente una filastrocca da mettere in valigia. Oh, e come fa? Fa così. Cosa c'è di blu nel mondo? Poca roba da mangiare, ma nel blu puoi navigare e se vuoi anche volare. Blu è il cielo e anche il mare, sono immensi da guardare. L'aria è allegra e divertente. L'acqua è bella e dissetante. Oh, e di cose ne fa tante, la puoi bere, puoi nuotare, ti ci puoi anche lavare. E poi, per non singhiozzare, bevi piano e dal bicchiere. E se scegli acqua da bere, ti sconsiglio acqua di mare. Wow, abbiamo composto una filastrocca insieme. Sì, siamo stati bravissimi. Allora in valigia possiamo mettere la filastrocca. Sì, ce la scriviamo insieme e poi andiamo a fare un riposino. Oh, ma a me piacciono anche i disegni, come ricordi. Potremmo chiedere ai bambini.
Giusto! Chiediamo ai bambini. Per favore, bambini, fate un disegno per me. E inviatecelo, così possiamo metterlo nella valigia dei ricordi e adesso andare a fare un riposino. Sì, facciamo così, aspettiamo i vostri disegni. Ecco qua il tuo sacchiotto per il riposino. Oh, grazie. Adesso vado a fare un po' di nanna. Ciao! Anch'io. Ciao, ciao!